Allora, il 23-24 novembre avremo la seconda edizione del Trofeo Nazionale Città di Pescara, che si svolgerà ai Gesuiti, al pattinodromo dei Gesuiti. Quest'anno abbiamo voluto farlo di 2 giorni, dando la possibilità anche alle categorie più grandi di partecipare, e abbiamo ricevuto 600 iscrizioni con 62 società provenienti da tutta Italia, isole comprese. Tante saranno appunto le società della Sardegna, della Sicilia, ma anche della Lombardia, della Liguria, quindi veramente abbiamo avuto un riscontro molto forte. All'interno di questa manifestazione, come sempre, perché noi amiamo i piccoli pattinatori, abbiamo voluto fare la gara dei primi passi, dei pulcini, che sono bambini che non sono ancora tesserati in federazione, ma che pattinano già. E quindi abbiamo aperto le iscrizioni anche per questi bambini, e ad oggi abbiamo comunque 80 bambini che parteciperanno. Questa gara nello specifico si farà sabato pomeriggio alle 14:30, quindi all'interno di tutta la manifestazione avremo questi bambini che faranno il giro di pista, verranno premiati e sicuramente saranno contenti. Noi dal canto nostro ci siamo molto impegnati, ma questo è quello che noi possiamo fare, avendo sempre il supporto dell'amministrazione comunale, dell'assessore allo sport Patrizia Martelli, che ci sostiene sempre. Quindi vi aspettiamo sabato e domenica, e a partire dalle 9 della mattina fino al tardo pomeriggio, e sicuramente, insomma, vedrete una bella manifestazione, una bella festa.